Dalla lettura di oggi, qual è il modo migliore di pregare? La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. Sia Gesù Cristo che Sri Krishna ci hanno suggerito di pregare rivolgendosi a Dio come persona. Allo stesso tempo, entrambi hanno dato rilievo al fatto che Dio è oltre ogni forma e che in ultimo va cercato nell'infinità. Nelle parole di Gesù, Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e in verità. Gesù tuttavia parlava costantemente di Dio quale nostro Padre Celeste. Nel Padre nostro, egli ha elevato al Padre Celeste una preghiera estremamente umana, perché esaudisse tutti i nostri bisogni spirituali. La Bhagavad Gita spiega che l'uomo, costretto com'è a vivere in un corpo, trova difficile adorare l'infinito, come se il corpo e l'ego non esistessero. È preferibile per noi essere esseri umani, dice Krishna, lavorare con la realtà che conosciamo, piuttosto che affermare una realtà rispetto alla quale la mente umana non è in grado di avere alcuna chiara nozione. Incoraggiando il devoto in questa direzione, egli dice: «Sii tu, o Arjuna, uno yogi», vale a dire colui che lavora con l'energia del corpo e con le tendenze naturali della mente, non in opposizione ad esse. Nel capitolo 12 della Gita, Arjuna chiede: «Chi sono quelli meglio versati nello yoga? Coloro che, sempre fedeli e costanti, ti venerano da devoti, ossia con un rapporto di tu e Dio, o coloro che ti contemplano come lo spirito immortale in manifesto?» Il Beato Signore rispose: «Coloro che, fissando la mente su di me, mi adorano sempre uniti a me, tramite una devozione suprema, sono ai miei occhi i perfetti conoscitori dello yoga. Coloro la cui meta è l'unione con il manifesto scelgono un sentiero più difficile. Arduo per gli esseri incarnati è il sentiero della dedizione all'assoluto, proprio dei seguaci del Jnana Yoga». Così, attraverso la Sacra Scrittura, Dio ha parlato all'umanità. Buongiorno. Swami Kriyananda spesso diceva che Dio ha un senso di umorismo. E oggi l'ha manifestato nel darmi proprio ora quello che in inglese si chiama una rana nella gola. Quindi chiedo un po' di pazienza per la mia voce. Vorrei iniziare leggendo da Sussurri dall'Eternità di Paramahansa Yogananda. Numero 2. Se lo trovo, scusatemi. Pensavo di averlo segnato, ma invece no. Ecco.
Questo pretendiamo da te come tuoi figli. Tu sei nostro padre, noi siamo fatti a tua immagine, siamo tuoi figli. Non imploriamo né preghiamo come mendicanti, ma pretendiamo da te come tuoi figli i doni della saggezza, della salvezza, della salute, della felicità e della gioia eterna. Buoni o cattivi, tutti noi siamo sempre tuoi figli. Aiutaci a percepire e a comprendere interiormente qual è la tua volontà per noi. Insegnaci ad usare in modo indipendente la nostra volontà umana, poiché ce l'hai donato affinché la usassimo liberamente, armonizzandola con il tuo voler guidato dalla saggezza, con la tua volontà guidato dalla saggezza. Allora, il titolo della lettura di oggi è Cos'è il modo giusto, migliore, di pregare? Nella Bhagavad Gita, che abbiamo appena sentito, Krishna dice che ci sono due modi di relazionarci con Dio. Possiamo contemplarlo nella sua infinità, una forma che non è una forma, impersonale, immortale, non manifestato. Questo è Satchidananda, sempre esistente, sempre cosciente, sempre nuova gioia. È possibile realizzare Dio in questo modo? Yogananda ci ha insegnato tante pratiche per arrivare piano piano a quello stato. Infatti lui dice che questo è il nostro destino inevitabile. Dobbiamo per forza, prima o poi, realizzare questo stato di unione perfetto con lo spirito infinito. Però, come Krishna dice nella lettura, questo è un modo arduo e difficile. E dobbiamo essere onesti con noi stessi. In questo momento, quell'esperienza sembra abbastanza lontana. Come metta è sempre lì, splendente davanti a noi, ma un po' lontana. Per noi è più facile l'altro modo, cioè di adorare dal nostro cuore umano, di adorare Dio, di visualizzarlo in un modo personale come padre, madre, amato, amico, di creare un rapporto intimo con Dio. Come è detto Paramahansa Yogananda, Dio è più vicino dai vicini, più caro da tutti i cari. Come abbiamo appena sentito in questo brano, da Sussurri dell'Eternità, dovremmo pregare a Dio non come qualcosa lontana da noi e neanche come mendicanti, ma come suoi figli, con la piena fiducia che Lui c'è. Lui, lei, ci ama. E se offriamoci completamente a Dio, Lui ci darà tutto ciò che è necessario. Ma anche se questo approccio è più naturale per noi, non è facile, perché richiede comunque la concentrazione, la centratura
E di nuovo dobbiamo essere onesti, non è sempre facile. Spesso non è facile essere così concentrati, così centrati. Come ha detto Krishna nella Bhagavad Gita, coloro che fissando la mente su di me mi adorano, sempre uniti a me tramite una devozione suprema, sono ai miei occhi i perfetti conoscitori dello yoga. Di nuovo, questa è una meta, ma come arrivare a questo stato di essere con la mente fissa su Dio, in pieno amore, pieno devozione, piena apertura? In questi giorni ho meditato su questa domanda e mi sono venute tre possibilità, tre cose che possiamo fare per aiutarci a raggiungere questo stato. Il primo è di pregare con devozione, di coltivare l'amore naturale del cuore. Yogananda ha detto, è come matematica, funziona come matematica, la devozione più Kriya Yoga. Ha sempre dato enfasi all'importanza di amare Dio. E la devozione, l'amore per Dio, dovrebbe nascere naturalmente dal nostro cuore come bambini. Siamo figli di Dio. E se sentiamo questo amore come un bambino sente per il padre, per la mamma, in un modo semplice, fiducioso, è questo che attira la sua risposta. C'è una storia che illustra questo in un modo molto carino. Si tratta di un uomo molto semplice che si chiamava Giuseppe. E ogni giorno, prima di andare al lavoro, Giuseppe passava alla chiesa e si è entrato e si è messo davanti all'altare e ha detto semplicemente: "Ciao Gesù, sono Giuseppe." E poi è andato al lavoro. Ogni giorno ha fatto così. Però un giorno il prete della chiesa nota che Giuseppe non è venuto. E poi la seconda mattina, di nuovo, non viene. E il prete inizia a preoccuparsi un po'. Dove Giuseppe? Cosa è successo? E chiedendo nel villaggio, sente che Giuseppe è stato in un incidente con un'auto. Non grave, però è finito in ospedale per qualche giorno. Il prete va nell'ospedale a trovare Giuseppe per chiedere come sta e lo vede con un sorriso beato e gli occhi che brillano. E il prete chiede: "Ma cosa è successo, Giuseppe? Sembra che qualcosa di bello è successo." E Giuseppe ha detto: "Padre, stamattina in fondo del mio letto Gesù è apparso a me e ha detto: 'Ciao Giuseppe, sono Gesù.'" Bello, carino. Questo è il tipo di amore che Dio, che attira la risposta da Dio, non una preghiera con tutte le parole perfette, ma qualcosa semplice che viene dal cuore. C'è un'altra storia anche che mi piace molto, scritta da Leo Tolstoi, il scrittore russo. E questa è la storia dei tre eremiti
è abbastanza famosa come storia. In Russia, tanti anni fa, prima del comunismo, c'era la religione principale era quella di ortodossia. E un prete ortodosso aveva sentito le voci in giro che su un'isola vicino c'erano tre eremiti che erano lì tutto da soli e faceva le loro pratiche per realizzare Dio, per trovare la salvezza. E questo prete è diventato curioso, ha chiesto qualcuno di portarlo lì in una barca per conoscere questi eremiti. Arriva e gli eremiti vengono a accoglierlo e salutarlo. E lui chiede: ho sentito che state qui, che fate le vostre pratiche, io vorrei sapere cosa fate, quale preghiere fate. E gli eremiti dicono: la nostra preghiera è molto semplice. Ogni giorno preghiamo così: tu sei in tre, noi siamo in tre, abbia misericordia su di noi. E il prete ha detto: sì, va bene, è bello questo, ma non è il modo giusto di pregare. Se volete trovare la salvezza, dovete pregare secondo il dottrino della Chiesa. È molto importante. E loro erano molto aperti: sì, sì, vogliamo imparare qual è il modo giusto di pregare. E lui gli insegna il Padre Nostro, gli insegna l'Ave Maria. E fanno fatica imparare tutte queste parole, ma alla fine sembra che hanno capito e ringraziano molto il prete per aver dedicato il suo tempo a aiutarli in questo modo. Il prete ritorna nella barca e parte per tornare a casa. E poi, a un certo punto, guardando indietro, vede una luce incredibile e guarda, pensando forse è un'altra barca, e vede i tre eremiti correndo sull'acqua, mano nella mano. Arrivano alla barca e dicono: chiediamo scusa, padre, ma abbiamo già dimenticato le preghiere che ci hai dato. Per favore, ci puoi insegnare di nuovo queste preghiere? E il prete, che è molto saggio, dice: figli miei, state facendo la cosa giusta, a voi non serve nient'altro, Dio vi ha già risposta. E tutto contento si girano e tornano all'isola, sempre camminando sull'acqua. Questo è l'amore, la devozione, la semplicità che vorremmo coltivare noi. Come possiamo fare questo? Cosa possiamo fare per approfondire la nostra devozione, per sentire sempre più amore per Dio? La pratica migliore per questo è di cantare i canti devozionali. Come ha detto Yogananda, cantare è metà della battaglia, perché porta la nostra energia nel cuore e poi offre questa energia in alto come devozione. E un'altra pratica che io ho trovato molto, molto utile: alla fine della meditazione, dopo aver fatto le nostre tecniche, è sempre consigliato di stare qualche momento, qualche minuto in silenzio, senza pratica. In quel momento, se chiamiamo, è molto, molto efficace per
aiutarmi a veramente aprirmi a questa presenza di Dio e sentire la sua presenza come la gioia, come la pace interiore. La seconda cosa che possiamo fare è di praticare la presenza di Dio, cioè di condividere con Lui ogni parte della nostra vita, ogni cosa che facciamo, di cercare di tenere la nostra mente fissa su di Lui più possibile. Sappiamo dall'esperienza che questo non è facile, perché la mente va in tante direzioni, specialmente quando siamo nel mezzo della nostra attività quotidiana. Però è possibile, richiede la pratica, è un sincero desiderio e anche pazienza. Un esempio di questo si trova in un uomo, un missionario cristiano che si chiamava Frank Laubach, che negli anni 30 è andato come missionario a un'isola dei Filippini. E per lui era una situazione molto difficile, perché il popolo era musulmano e non avevano nessun interesse nel sentire la parola di Gesù, e in più lui non parlava la loro lingua. Quindi e la sua famiglia non c'era, sono rimasti a casa. Quindi era lì completamente da solo e aveva tanto tempo. E ha deciso di fare un esperimento, di parlare o ad alta voce o mentalmente, costantemente con Dio. E lui ha scritto le sue esperienze in una serie di lettere al figlio, e questi sono stati pubblicati in un libro che si chiama Le lettere di un mistico moderno. Non sono riuscita a trovare questo libro in italiano su internet, non so se è stato tradotto, ma chi legge inglese veramente vale la pena, è bellissimo. Letters by a Modern Mystic. E lui racconta che ha provato, all'inizio era più difficile, riusciva a fare per forse 5 minuti, 10 minuti e poi la mente scappava. E poi un po' più a lungo e la mente scappava. Era molto sincero in quello che ha scritto. Ha scritto dei suoi, fra virgolette, fallimenti, ma anche i suoi vittorie, perché piano piano è arrivato sempre più a questa possibilità di stare sempre nella presenza di Dio. E si è trasformato in una conversazione. Non è solo che lui parlava con Dio, ma ha iniziato a sentire la risposta di Dio. C'è una citazione breve da una delle sue lettere che volevo condividere, perché veramente lui potrebbe essere uno yogi scrivendo così. Sto sentendo Dio in ogni momento, in ogni movimento, con un atto di volontà. Questo senso di cooperazione con Dio nelle piccole cose è ciò che mi stupisce così tanto, perché non l'ho mai sentito così prima. Devo lavorare, certo, ma c'è Dio che lavora con me. La mia parte è vivere quest'ora in continua conversazione interiore con Dio e in perfetta risposta alla sua volontà. Rendere quest'ora gloriosamente ricca. Questo sembra essere l'unica cosa a cui devo pensare. Ad Ananda Village in California c'è una donna che si chiama Catherine e suoi genitori sono missionari. E una volta loro raccontavano a lei che una volta sono andati a un tipo di convegno di missionari di questa chiesa protestante, e Frank Laubach era presente
E era chiesto di fare la preghiera iniziale, la benedizione iniziale. E loro dicevano che era una cosa incredibile, perché sembrava che l'unica cosa che lui ha fatto era di alzare il volume di un colloquio interiore che succedeva continuamente con Dio. E quindi per qualche minuto ha permesso al pubblico di sentire questo colloquio continuo con Dio. E poi semplicemente ha abbassato di nuovo il volume. La bellezza della storia di Frank Laubach è che, anche se è una persona santa, non è un santo come pensiamo di santi. Non è un San Francesco, un Yogananda. È una persona semplice, umile, come noi. E se lui avesse questo successo di continuamente avere questo colloquio interiore con Dio, anche noi possiamo fare la stessa cosa. Ci dà speranza, ci vuole persistenza, pazienza, perseveranza, però è possibile anche per noi. E cosa possiamo fare? Una cosa è di fare un'affermazione. Un'altra affermazione in questo libro, abbiamo già sentito uno, affermazioni per l'autoguarigione, è rispetto alla memoria di Dio. È molto semplice e vi invito, non leggo la descrizione, ma vi invito di ripetere un paio di volte con me questa affermazione come un suggerimento di una cosa che possiamo praticare regolarmente. Vivrò nella memoria di ciò che veramente sono. Beatitudine infinita. Eterno amore. Vivrò nella memoria di ciò che veramente sono. Beatitudine infinita. Eterno amore. Questo è un modo di avviare il processo, di tenere in mente sempre questo pensiero di Dio. Iniziare in un modo più strutturato e poi piano piano diventa naturale. Come dice Kriyananda, parla con Dio, pratica la sua presenza, all'inizio forse per qualche attimo, poi per ore, infine per tutto il tempo. E la terza cosa che mi è venuta in mente è il servizio. E questo per me è stato sempre molto importante, perché parlando sinceramente, faccio molta fatica veramente a concentrarmi, faccio fatica ad andare nel profondo della meditazione. E la cosa che mi ha salvato tutti questi anni sul sentiero è servire Dio, servire il mio guru. Fare tutto ciò che posso sempre pensando che sto facendo per te. Questa pratica mi aiuta a calmare sul livello delle emozioni, perché quando penso di Dio, di servire Dio, non sto pensando di me stesso. Infatti, Kriyananda ha detto che Karma Yoga è uno dei modi migliori per purificare l'ego, per superare la prepotenza, diciamo, dell'ego. E semplicemente mi fa felice quando servo. Qualsiasi servizio mi fa felice. C'è un'altra storia molto carina, che Kriyananda ha sentito in India e poi ha condiviso con noi. Si tratta di un umile
ragazzo che abita in un ashram e il guru gli ha chiesto di andare ogni giorno nel villaggio per raccogliere la legna e portare la legna all'ashram. E lui ha fatto questo ogni giorno, semplicemente è andato a prendere la legna e tornato all'ashram. Passano degli anni e un giorno, quando lui lascia giù la legna nell'ashram, prende un po', la legna prende qualche capello dalla sua testa e lui vede che i capelli sono grigi, bianchi, e capisce che è diventato vecchio. Tutti questi anni non ha fatto niente che portare la legna per l'ashram. E lui inizia a sentirsi molto triste. Ho sprecato tutto questo tempo. Non ho fatto le pratiche, non ho studiato gli insegnamenti, non ho ricevuto neanche il darshan del maestro. Ho solo portato legna. E lui inizia a piangere perché è così triste di sentire di aver perso le opportunità. In quel momento il guru corre fuori dall'ashram e mette la sua mano sotto il viso del devoto e prende in mano la sua lacrime. E il guru dice: non hai capito? Se le lacrime di un'anima così bella, così evoluta come te, se una di queste lacrime tocca la terra, questa zona avrebbe una carestia per anni. E ha capito che attraverso il suo servizio amorevole al guru ha raggiunto uno stato alto di realizzazione. E poi il maestro li tocca sopra il cuore e lui va in samadhi. Ho anche sentito che c'è un detto in India abbastanza comune tra quelli che abitano nei ashram, i devoti seri. Prima di illuminazione, raccoglie la legna e porta l'acqua. Dopo illuminazione, raccoglie la legna e porta acqua. Che vuol dire? Quello che facciamo esteriormente non è importante, a meno che lo facciamo da amore per Dio e per servire Dio e il nostro Maestro. E ovviamente ciò che possiamo fare nella nostra vita è di cercare di vedere ogni cosa che facciamo come un servizio. Nel nostro lavoro è un lavoro, però c'è qualche elemento di servizio. Con i familiari, con gli amici, nei nostri momenti di relax, c'è sempre un elemento di servizio se teniamo in mente che questo è ciò che vogliamo fare. Questo è karma yoga e la vera espressione di karma yoga è quando finalmente riconosciamo che infine non facciamo niente, è Dio che agisce attraverso di noi, è Lui che è l'autore di tutto. Così possiamo perfezionare non solo il nostro rapporto con Dio, ma la nostra capacità di pregare profondamente. Quindi, il modo migliore di pregare è dal nostro cuore, con semplicità, sincerità, devozione e concentrazione. Però dobbiamo riconoscere, accettare, siamo tutti lavori in corso. Non siamo ancora arrivati. Facciamo il nostro meglio di fare tutte queste cose, di meditare, di amare Dio,
di praticare la sua presenza, di servirlo. A volte abbiamo successo, a volte meno. Però è importante capire che non siamo mai soli in questo processo. La Divina Madre ci aiuta in ogni momento. Lei è come una mamma italiana che vuole che tutti i figli ritornassi a casa. è la nostra casa, è lo stato di unione con Dio, con la Madre Divina, con il nostro Padre Celeste. Il Maestro ha promesso che questo è il nostro ultimo destino. Dobbiamo per forza arrivare a questo stato. Dobbiamo per forza realizzare chi e cosa siamo in verità. Figli di Dio, fatti nel suo immagine perfetto. Vorrei concludere leggendo da un altro libro. Questo si chiama La realizzazione del sé, scritto nel senso che era battuto sul computer da Swami Kriyananda, ma è tutto la saggezza di Paramhansa Yogananda. E questo viene da il capitolo Come pregare in modo efficace. Prega Dio in questo modo. Mio amato infinito, so che sei più vicino delle parole di questa preghiera, più vicino persino dei miei più intimi pensieri. Dietro ogni mio sentimento inquieto, possa io sentire la tua preoccupazione per me e il tuo amore. Dietro la mia consapevolezza, possa io sentirmi sostenuto e guidato dalla tua coscienza. Dietro il mio amore per te, possa io divenire sempre più profondamente consapevole del tuo amore. Se preghi continuamente Dio in questo modo, e se lo preghi con tutta la tua sincerità, sentirai all'improvviso la sua presenza come una grande gioia nel tuo cuore. In questa esplosione di gioia scoprirai che Dio è con te e ti appartiene. Che Dio vi benedica.